14 maggio 1955. Nasce il Patto di Varsavia, trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra l'Unione Sovietica e altri 7 paesi del blocco comunista: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Est, Polonia, Ungheria e Romania. Per 36 anni costituirà la risposta politico-militare all'alleanza dei paesi occidentali costituita dalla NATO. Ispirata dal desiderio dell'Unione Sovietica di rafforzare il proprio controllo sui paesi satelliti, già operante attraverso una serie di accordi bilaterali, e di riarmare la Repubblica Democratica Tedesca, prevedeva un'integrazione militare, consultazioni politiche e un impegno alla difesa reciproca. I sovietici imposero una quasi totale standardizzazione degli equipaggiamenti, della dottrina e delle strategie militari sul proprio modello. Il patto, in quanto tale, prese progressivamente a funzionare come formale copertura di parità delle decisioni, mentre di fatto tra gli stati membri ve ne era solo uno dominante. Nel 1990 l'uscita della Repubblica Democratica Tedesca, bastione militare verso Occidente con oltre 350.000 soldati sovietici sul territorio, determinò in poco tempo il disimpegno militare dell'Unione Sovietica stessa ed il 1 aprile del 1991, con un vertice a Praga, il Patto di Varsavia venne formalmente sciolto.